Se usate Xcode per sviluppare iOS, i risultati sono nettamente più potenti, più performanti, di migliore qualità. Il linguaggio di programmazione su Xcode è l'Objective-C, che è un linguaggio C ad oggetti, proprietario di Apple, e adesso sta passando a un altro linguaggio semplificato, molto simile, che si chiama Swift. Come nell'altro, come in Android, abbiamo le estensioni che ci permettono di velocizzare il lavoro, risparmiare tempo e avere risultati migliori. Le estensioni si chiamano pods. Per esempio, se io voglio fare un'applicazione iOS che si interfaccia con Facebook, io scarico il pods di Facebook. Con Twitter, io scarico il pods di Twitter. Sviluppiamo l'applicazione e i passaggi successivi sono simili all'altro. Ci registriamo come sviluppatori su developer.apple.com, paghiamo una licenza di 80 euro all'anno. Quindi se volete iniziare a sviluppare applicazioni, diciamo che l'investimento minore è iniziare con Android. Si configura l'applicazione in Xcode, quindi gli si mette la versione 1.0, gli si dice per quali device può essere utilizzata, se universal o solo per l'iPhone o solo per l'iPad. Si configura l'app, si scaricano le chiavi di firma da developer, perché le applicazioni in iOS vanno firmate. Si compila l'applicazione, cioè si lancia una build, viene generato un file, di là era APK, qui è .ipa. IPA non potete mandarlo ai vostri amici, perché Apple è molto precisa, vuol sapere tutto. L'IPA lo potete solo mettere, diciamo, legalmente, perché dopo ci sono dei jailbreak che ti permettono di caricare anche programmi non originali. Si carica l'IPA su iTunes Connect. Si crea lo spazio per l'applicazione, si carica l'IPA e Apple si prende 2 giorni, adesso 2 giorni, una volta si prendeva 2 settimane, per guardare la vostra applicazione se è coerente con le linee guida di Apple. E sono molto puntigliosi, nel senso che se anche un bottone non rispetta le linee guida di Apple, ve la rifiutano. Perché ci tengono molto all'usabilità, che sia conforme per tutte le app di iOS. Ok? Io ho finito. Adesso no, la facciamo alle 11. Apriamo le finestre. Ah, va bene. Stacchiamo il computer, mettiamo il suo. Sì, no. Mettiamo la chiavetta.
Un attimo solo che abbiamo un problema tecnico. No, no, era solo per introdurti. Allora, la dottoressa Francesca Ricci ora vi parlerà, per fare un dato negli esempi proprio pratici, con un po' anche di introduzione teorica. La dottoressa Ricci è un'archivista dell'Istituto dei Beni Culturali, come vi ho anticipato nella premessa di questa mattina, ed è un'archivista prestata all'informatica, ma per passione. Bene, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, a grandi, diciamo, professionisti e studenti, buongiorno. La premessa sul fatto che io sono un archivista è necessaria, perché so che invece la platea è di tecnici e di persone assolutamente più competenti di me su questioni prettamente informatiche. Ma dall'altro lato io spero di riuscire a mostrarvi e a raccontarvi un'esperienza di produzione di linked open data dell'ambito culturale che è stata possibile proprio perché non c'erano solo informatici a occuparsi di questi dati, ma perché abbiamo coinvolto professionisti del settore beni culturali, dei diversi settori dei beni culturali, esperti in determinate specifiche materie. Questo perché tutto il mondo dei linked open data, del web of data, del web semantico, è un mondo che richiede una competenza non solo tecnica, tecnologica, informatica nello sviluppo di app, ma anche una competenza concreta nella conoscenza del settore, del dominio di conoscenza che si va a trasformare in linked open data.
Altrimenti si rischia di banalizzare il dato che si va a pubblicare, si rischia di trasformarlo in un'informazione più povera di significato di quanto era in partenza, ma di questo appunto vi racconterò. Facciamo una cosa stupidissima ma molto rapida e molto veloce, perché siamo in molti e io ho bisogno di sapere un po' chi ho di fronte, quindi una banalissima presentazione per alzata di mano, rapida e indolore. Alzi la mano chi è uno studente. Mi piace vincere facile, non sapevo che foste così tanti. Bene, benvenuti. So da dove venite, so chi siete più o meno, quindi sono già abbastanza preoccupata per la vostra presenza. Studiate tutti all'ITI, quarta e quinta superiore. Benissimo. Quindi sarete i nostri futuri fornitori. Bene. C'è qualcuno che lavora in una biblioteca? Grazie di esistere, di essere venuti qui oggi. Qualcuno che lavora in un museo? Infinitamente grazie anche a voi, voi sì che siete miei amici. In un archivio? Ecco, lo sapevo, come al solito. Oppure chi non rientra in nessuno dei casi precedenti e si occupa di? A chi non rientra chiedo di dirmi rapidissimamente, settore. Buongiorno. Professionista informatico? Benissimo, a posto così, grazie. Dietro anche... Ok. Artista, la ringrazio infinitamente di essere qua. Qualche altra tipologia? Ok, d'accordo. Bene, siamo un pubblico sufficientemente diversificato. Voi fate massa critica, cercate di fare solo massa critica e non massa rumorosa. Molto bene, grazie. Ok, dei presenti, chi sa quasi tutto di XML? No, qui le vostre mani le voglio alzate, cortesemente, non è che la alzo io. Ok. Quasi tutto, molto bene. Chi sa quasi tutto di ontologie? Ecco, vedete che dall'altra parte il settore culturale vi sopravanza, attenzione. Chi sa quasi tutto di RDF, tutti, perché so che Franco vi ha illustrato tutta una serie di cose questa mattina presto. Ma su alcune cose torneremo. Allora, di che cosa vi parlo oggi? Badate che fra una quarantina di minuti facciamo una pausa, ma a questa pausa dobbiamo arrivarci avendo fatto almeno una cinquantina di slide. Quindi se volete fare la pausa tra 40 minuti dovete consentirmi di procedere con rapidità. Ci siamo? Grazie. Bene, qual è la checklist di oggi? Dobbiamo rispondere alla fine di queste due ore insieme. Pubblicano link ed open data del settore culturale. Che senso ha? Quali sono le motivazioni scientifiche, istituzionali, culturali? Poi che cosa pubblichiamo di dati della cultura in link ed open data? Perché pubblicare il colore delle carte di un fascicolo d'archivio o la misura di un quadro esposto in un museo potrebbe non essere proprio il top di gamma di interesse dei dati da pubblicare in link ed open data. Quindi cosa scegliamo? Per pubblicare link ed open data, e questo dovrebbe molto interessarvi perché farà parte del vostro lavoro attuale o futuro. E con quali criticità? Cioè quali sono i problemi proprio che si incontrano concretamente nel fare questo tipo di lavoro? A queste domande cerchiamo di dare risposta con questa mattinata. Allora, come vi diceva la dottoressa Rabitti, io lavoro per l'Istituto Beni Culturali. L'Istituto Beni Culturali è un ente regionale che si occupa di valorizzazione dei beni culturali. Quindi è fatto di
archivisti, esperti di musei, bibliotecari, esperti d'arte, esperti di architettura. È fatto essenzialmente da tecnici di quel settore lì. Poi abbiamo un settore amministrativo e un informatico che ovviamente ci lavorano. Quindi che cosa abbiamo pensato di fare? L'Istituto Beni Culturali esiste da 40 anni e pubblica le sue informazioni in sistemi informativi sul web, il classico portalozzo regionale che pubblica tutte le informazioni che l'Istituto ha raccolto sulle biblioteche, sui musei, sugli archivi. Perché pubblica questi dati? Perché ovviamente la conoscenza di un bene, di una realtà, è una condizione preliminare indispensabile per poi poter fare della valorizzazione. Si valorizza solo ciò che si conosce. Se devo fare una mostra, se devo organizzare un evento culturale, devo sapere che cosa ho in casa, se no che cosa espongo. Se devo organizzare, ad esempio, la media library online del polo regionale, quindi devo mettere a disposizione risorse di ebook o i reader per poterli consultare, strumentazioni per le scuole, per i cittadini, per chi ho di fronte, devo sapere che cosa ho in casa. Okay? Quindi il fine di questi portali è pubblicare informazioni il più possibile aggiornate, e vengono aggiornate annualmente, sul patrimonio culturale presente sul territorio emiliano-romagnolo e posseduto dai comuni, dalle province, dall'università, dagli enti di ricerca, dalle istituzioni culturali le più varie e così via. Questa mole di dati enorme l'Istituto la possiede e la pubblica utilizzando come formato di base l'XML, applicato a schema o tag library XML, che sono tendenzialmente standard e che sono standard internazionali, ciascuno per il suo settore. Quindi partiamo da una base di banche dati diverse, ognuna per ogni settore, tutte estratte in XML, tutte utilizzate di base per creare dei portali istituzionali tradizionali, quindi pagine HTML, link, immagini, schede descrittive, cose banalissime, ma tutta questa mole di informazioni decidiamo di usarla come base di partenza per un progetto sui link ed open data. Allora che cosa facciamo? Facciamo una lista di tutte le banche dati che abbiamo a disposizione e tra queste scegliamo alcune banche dati particolarmente interessanti per la tipologia di informazioni che conservano. E siamo partiti dalle tutte le banche dati che riguardano gli istituti culturali, cioè proprio l'istituzione, gli orari di apertura, le sedi, il personale, il patrimonio che conservano, i servizi che mettono a disposizione. Perché? Perché ci siamo detti, se dobbiamo pubblicare in link ed open data delle informazioni in possesso dell'istituto, forse è più facile che queste informazioni vengano riusate, perché questo è lo scopo dei link ed open data, se tra le varie informazioni scegliamo informazioni utili anche a livello turistico, ad esempio. Quindi non è che ce la suoniamo e ce la cantiamo. Un tecnico che voglia conoscere, quando uso la parola tecnico intendo dire un esperto di settore, quindi un esperto di settore che voglia conoscere tutto sul patrimonio archivistico del comune di Ferrara, non avrà bisogno dei link ed open data per saperlo, ma potrà continuare ad utilizzare i portali tradizionali dell'istituto. Ma a noi interessava produrre dei dati che fossero appetibili e riutilizzabili in contesti diversi da quelli in cui lavora l'istituto. Ad esempio in contesto turistico, oppure per produrre dei percorsi didattici per le scuole, l'università, diversi da quelli che fa l'istituto per suo mandato. Perché va considerato anche questo, l'Istituto Beni Culturali è un ente pubblico che ha una legge regionale che stabilisce che cosa deve fare. Quindi non può permettersi ovviamente di spendere dei fondi pubblici per fare un'attività che non sia la sua, quella che deve fare per legge. Non può fare un progetto, cioè può in senso teorico ovviamente, ma non ha senso che faccia un progetto di sperimentazione su
qualcosa che non rientra nel suo mandato, sarebbe sprecare soldi pubblici. Okay? Quindi noi abbiamo cercato di trovare tra i dati che già dovevamo gestire per legge, che aggiorniamo tutti gli anni per legge, che l'istituto deve pubblicare per legge, e di trovare in quei dati un'ulteriore possibilità di riuso. Quindi utilizzando i linked open data come veicolo per inviare all'esterno dell'istituto, mettere a disposizione all'esterno dell'istituto dati che comunque l'istituto deve gestire e deve raccogliere. Sto rispondendo alle domande iniziali, vi conviene stare attenti perché poi vi interrogo. Bene. Una volta scelte le banche dati, portate pazienza, ogni tanto dovrò fare degli affondi così, giusto per terrorizzarli un po'. Una volta scelte le banche dati su cui agire, quindi una volta fatta una valutazione assolutamente discutibile, assolutamente opinabile, una scelta, e come tutte le scelte passibile di miglioramento, di un set di dati da cui cominciare, abbiamo ovviamente dovuto fare un altro tipo di valutazione, cioè quali diritti aveva l'istituto su quei dati, perché tutte le banche dati di IBC sono partecipate, cioè ogni istituto culturale, ogni biblioteca partecipa al sistema informativo autodescrivendosi tutti gli anni. Non sono dati creati, prodotti a livello regionale. A livello regionale si produce la banca dati, ma ogni ente vi partecipa. E quindi dovevamo essere certi di poter pubblicare in questo formato i dati raccolti con questi strumenti. Oltre a ciò abbiamo moltissime foto e immagini dei beni, riproduzioni digitali dei beni, che sono state a volte prodotte da IBC, ma altre volte prodotte dai conservatori per le loro mostre virtuali, per le loro attività. E quindi c'è stato bisogno di fare un lavoro sul diritto di pubblicazione di questi dati, perché se poi avessimo fatto lo sforzo di estrarre e pubblicare tutti questi linked open data, di fare questo lavoro pesante comunque, di analisi delle informazioni, e ci fossimo accorti solo dopo che non potevamo pubblicarle perché non erano di nostra piena proprietà, anche questo sarebbe stato banalmente spreco di tempo e di denaro. Terza cosa che abbiamo dovuto fare è individuare le ontologie, cioè lo strumento più adatto per pubblicare i nostri dati. E andiamo a che cos'è un'ontologia. Allora, quando voi navigate in internet, siete entrati nella pagina del laboratorio aperto di Rimini e cliccate sulla stringa visualizza il programma del 16 novembre, voi che siete normodotati di intelligenza, leggete quella stringa, capite che andandoci sopra col mouse in qualche modo cambia colore, si sottolinea, fa qualcosa, capite quindi che è un link attivo, e che cliccandoci sopra otterrete qualcos'altro. E che cosa otterrete? Quindi qual è il significato di quel click? Lo capite dalla stringa di testo che c'è scritta, cioè accedi al programma. Okay? Quindi cliccandoci sopra voi esseri umani capite straordinariamente otterrò il programma, esattamente. Per la macchina però quel link invece non ha alcun significato, cioè è un significato ce l'ha, cioè collega una pagina a un'altra pagina, ma non ha un senso, la macchina non lo sa che quello che state tirando fuori è il programma, non lo sa che la pagina da cui partivate è un'iniziativa, non lo sa che in un programma c'è un orario, persone che parlano, argomenti, non sa niente di tutto questo, sa solo che la pagina X è collegata alla pagina Y attraverso quella stringa di testo. Allora, quello che fanno i linked open data è una cosa da capire in maniera incontrovertibile, è cercare di associare ad ogni relazione, quindi ad ogni link e ad ogni entità, una semantica, cioè un significato. Come si fa ad associare una semantica, cioè un significato, ad ogni relazione e a ogni dato? Lo si fa associando il singolo dato ad un'ontologia. Facciamo un esempio. Io voglio dire che Alessandro Manzoni è autore dei Promessi Sposi. Anche all'ITI vi cuccate Alessandro Manzoni, quindi non avete scampo. Okay? Voglio dire che
Alessandro Manzoni è autore dei Promessi Sposi, che quindi i Promessi Sposi hanno per autore Alessandro Manzoni. Informazione banale e semplice. Per dire questa informazione, per dare questa informazione e dirla in un linguaggio che renda quell'informazione comprensibile, cioè ragionabile da parte della macchina, io associerò la mia entità Alessandro Manzoni a una classe che comprende tutti gli autori di opere, che chiamerò classe autore. Associerò la mia opera I Promessi Sposi a una classe, cioè un insieme di entità, che contiene tutte le opere, in questo caso i libri, ma è un esempio molto banale, molto semplice, in realtà la cosa è ovviamente più complessa, e farò in modo che di dire che tra la classe autore, quindi tra tutte le entità che fanno parte della classe autore e tutte le entità che fanno parte della classe opera, può insistere una relazione di tipo è autore di e una relazione inversa di tipo ha per autore. Cioè io trasformo un'informazione complessa, comprensibile in maniera abbastanza banale dall'essere umano, in una tripla, cioè una affermazione semplice che ha sempre un soggetto, un predicato e un oggetto. L'RDF è basato esclusivamente su questo principio, e cioè dico le informazioni che possiedo, trasformo la conoscenza che possiedo, i dati che possiedo, in triple, in cui abbiamo un soggetto, un predicato e un oggetto, che fanno riferimento a classi e proprietà. Le classi sono il soggetto e l'oggetto, le proprietà sono le relazioni, descritte in un'ontologia. Che cos'è l'ontologia? L'ontologia è una rappresentazione della conoscenza, scritta in un linguaggio all di cui voi imparerete tutto, io so solo quello che mi serve, in un linguaggio all, che insegna alla macchina a ragionare sui dati pubblicati sulla base di quell'ontologia. E cioè, se io a un certo punto dico che Alessandro Manzoni è un autore e che I Promessi Sposi sono un'opera, e dico alla macchina che Alessandro Manzoni è autore dei Promessi Sposi, la macchina che ha la mia tripla e che ha l'ontologia e la sa interpretare è in grado di dedurre la relazione inversa, oppure è in grado di operare ragionamenti semplici ed elementari su altre informazioni descritte con quella o con altre ontologie. Ad esempio, se un altro mi dirà che Alessandro Manzoni è anche figlio di Pietro Manzoni, allora la macchina sarà in grado di sapere, di ragionare sul fatto che il figlio di Pietro Manzoni è autore dei Promessi Sposi, e così via discorrendo. Cioè noi avremo trasformato informazioni complesse e ampie in tante microscopiche triple affermazioni, sicuramente vere, costituite sempre e solo da questi tre elementi, scritte sulla base di un'ontologia pubblicata e comprensibile alle macchine, sulla base delle quali la macchina poi sarà in grado di fare ragionamenti. Che tipo di ragionamenti? Il termine non è tecnico, ovviamente, ma che tipo di ragionamenti è capace di fare la macchina? Semplicissimi, banali, ma qual è la forza della macchina? Che ne fa a centinaia di milioni contemporaneamente. Cioè, mentre io sono in grado, leggendo una pagina, di apprendere una serie di contenuti, perché sono un essere umano, la macchina non è in grado di apprendere contenuti da un testo complesso, ma è in grado di elaborare e ragionare contemporaneamente su centinaia di triple. Questa è la profonda differenza. Quindi io devo trasformare la mia conoscenza complessa, il mio pensiero articolato, in una serie di triple infinitamente semplici, ma di numero sterminato, con cui la macchina potrà fare un ragionamento. L'RDF però ha un'altra caratteristica. Sono riuscita a spiegarmi su questa cosa? Ok, molto bene. L'RDF ha un'altra caratteristica. Se abbiamo quindi la tripla soggetto, predicato, oggetto, in cui nell'esempio diciamo che questo luogo è collocato in Francia, banalissimo, un'altra caratteristica dell'RDF è che ogni risorsa, cioè ogni entità che faccia parte di una classe o che sia una proprietà, quindi che sia
un soggetto, un oggetto o un predicato è individuata non da un nome, non da un'etichetta, non da un numero, ma da un URI, cioè un URL che abbia anche la funzione di identificativo e che in questo caso sia stabile e persistente. Quindi in realtà la mia frase, la mia tripla, la mia affermazione semplice di partenza, questo luogo è collocato in Francia, si trasforma in RDF, in questa URI, a questa relazione URI, collegata con questo oggetto URI. Okay? La mia informazione è trasformata in questo modo. Ciascuna URI poi a sua volta, quindi ciascuna entità individuata da una URI, avrà degli attributi, avrà delle caratteristiche, alcuni dei quali saranno ulteriormente proprietà e URI, altri saranno un dato secco. Ma tutte le informazioni, quando noi parliamo di linked open data, dobbiamo pensare che tutta la conoscenza e le informazioni che abbiamo viene semplificata e pubblicata attraverso queste due palle e una freccia. Che cosa ci dice l'ontologia? L'ontologia, ad esempio, ci dirà che Villanelcote fa parte della classe luoghi, credo che questo sia un comune, fa parte della classe comuni, che la Francia, quindi che questo URI fa parte della classe nazioni, stati, che la proprietà che li lega è una proprietà di tipo located in, sulla base di un'ontologia specifica che è l'ontologia di GeoNames. Quindi un'ontologia pensata apposta per descrivere le relazioni di tipo geografico, le proprietà di tipo geografico. Quando ci siamo trovati a dover trasformare i dati sugli istituti culturali attraverso questo tipo di strumento, il primo problema, che il terzo nella lista, in quella lista che vi ho fatto vedere prima, diciamo, il primo problema tecnico con cui ci siamo confrontati è stato il fatto che per gli istituti culturali non esisteva una ontologia già pronta, cioè non c'era uno strumento che già mi definisse la classe istituto culturale, la proprietà, che ne so, conserva un patrimonio, la classe patrimonio, la classe indirizzo. Non c'era nulla di specifico per gli istituti culturali. C'erano però un sacco di ontologie, anche molto valide, per ad esempio le organizzazioni in senso generale, quindi per qualunque istituzione, qualunque ente. Oppure c'erano già delle ontologie per descrivere le relazioni tra le organizzazioni e tra le persone all'interno di un'organizzazione. Una degli aspetti più interessanti dei linked open data è questo, che tu puoi pubblicare il tuo dato, la tua singola tripla, anche seguendo 10 ontologie diverse, ridondando questi dati all'infinito e usando pezzetti di ontologie anche tra loro nati per motivi diversi. La macchina non se ne offenderà, anzi, ovviamente chi dovrà andare a sviluppare app o portali o nuovi servizi sulla base di quei dati sarà facilitato dal fatto che tu non hai soltanto pubblicato i tuoi dati usando la tua piccola ontologia perfetta per istituti culturali fatta in Emilia-Romagna, ma hai fatto lo sforzo di pubblicare quegli stessi dati anche usando ontologie molto pop. Quindi, ad esempio, quando abbiamo dovuto dichiarare l'indirizzo di un istituto culturale, abbiamo usato anche l'ontologia di Facebook, che è FOAF, a friend of a friend. Oppure per pubblicare l'indirizzo web, la pagina istituzionale web di un istituto culturale, abbiamo usato anche l'ontologia di Facebook. Per collocare sulla cartina geografica un istituto culturale, non abbiamo fatto un'ontologia che si occupasse di tutti i comuni, di tutte le regioni d'Italia, di tutte le strade, no. Abbiamo usato GeoNames, esisteva già. Quando abbiamo dovuto, che ne so, descrivere il rapporto tra un istituto culturale e il comune di cui fa parte, abbiamo usato l'ontologia org, che è un'ontologia pensata proprio per descrivere le relazioni tra le diverse organizzazioni. Cioè, il bello dei linked open data è che
Se hai da dire qualcosa di particolarmente specifico, scientifico, tecnico, di un settore molto ristretto e specifico, allora puoi serenamente, se non esiste, produrre un'ontologia che ti descriva proprio il tuo dominio di conoscenza, proprio la tua area di conoscenza. Ma tutte le volte che hai un'ontologia o parti di ontologie che già rispondono alle tue necessità, le puoi riutilizzare. Vi faccio vedere, ne abbiamo realizzate diverse, perché quando abbiamo cominciato a lavorare su questi temi nel 2011 in ambito culturale non c'erano ontologie specifiche, ad esempio per la descrizione archivistica. Sono un archivista, quindi da quello abbiamo cominciato, no? Però vi faccio vedere questa. Badate che ci manca un quarto d'ora alla pausa e abbiamo ancora una trentina di slide, quindi fatevene una ragione. Allora, cominciamo da questa. Questa è l'ontologia realizzata per gli istituti culturali. Cioè ci siamo detti, ok, abbiamo tante ontologie, tanti strumenti disponibili per descrivere tante delle caratteristiche degli istituti culturali. Però, ci sono alcune caratteristiche che fanno proprio di un istituto culturale. Cioè su cui non si può tanto sbragare. Non è che possiamo far finta che siano che non abbiano una semantica particolare. Allora abbiamo deciso di fare quella che si chiama una core ontology o una ontologia nocciolo, la chiamano gli americani, cioè un'ontologia molto piccola con soltanto le classi e le proprietà indispensabili e specifiche di un dominio culturale, che però poi si attacca, quindi ha tutta una serie di braccini aperti, con cui si attacca ad altre ontologie esistenti. Altri l'hanno definita ontologia Frankenstein, cercando di, diciamo, non facendoci un complimento. In realtà a me piace molto anche la definizione ontologia Frankenstein, perché è un'ontologia che cosa fa? Ti aggiunge classi e proprietà che secondo noi, nel momento in cui l'abbiamo realizzata, non erano mappate da alcuna ontologia, né in Italia né all'estero. Ma tutte le volte che invece voglio dire qualcosa che è già stramappato da ontologie straconosciute, io uso quell'ontologia, quella proprietà o quella classe. Perché? Perché io faccio questo lavoro non per mostrare come sono bravo a realizzare ontologie, ma faccio questo lavoro perché quei dati vengano riusati e più uso linguaggi popolari e ultranoti e più le probabilità che i miei dati vengano riutilizzati aumenteranno. È chiaro che devo trovare un equilibrio, una sana via di mezzo tra la popolarità degli strumenti che utilizzo e quindi la riusabilità delle informazioni che pubblico e però anche la settorialità e la specificità di alcune delle informazioni che voglio dare. La nostra ontologia Frankenstein, a nostro avviso, era una buona via di mezzo. E come funziona? Allora, c'è un istituto culturale, le ontologie sono divertenti perché si scrivono e le scrivono gli informatici, non io, cioè chi sa fare a scrivere un'ontologia in linguaggio OLL, ma la riesce a disegnare chiunque, carta, penna, palle e frecce, sono di una banalità fin eccessiva. Allora, le palle rosa fanno parte di questa ontologia che abbiamo chiamato Culturalis, da Cultural Institution and Site, quindi Culturalis. La palla centrale è l'istituto culturale. Allora ci siamo detti, quali sono le cose fondamentali per un istituto culturale? Ce la potete fare anche voi. Quali sono gli elementi fondamentali di un istituto culturale? Pensate a una biblioteca, ci sarete entrati almeno una volta a fare un nati per leggere alle elementari. Che cos'è che lo caratterizza rispetto a una scuola? Un istituto culturale cosa ha di diverso? Coraggio? No, non è difficile. Ce li avete scritti qua? Una funzione, va bene, ma qual è la funzione di un istituto culturale? Cosa deve fare per forza? Emanare cultura, ma prima di tutto ha un patrimonio, cioè ha dei beni culturali.
se no è un istituto di ricerca, di formazione, di promozione culturale. Un istituto culturale ha delle collection, cioè ha delle opere, ha dei libri, ha dei quadri, ha degli archivi, ha dei beni, se no non è un istituto culturale. Okay? Ovviamente se ha un patrimonio, se ha dei beni, li ha anche descritti, quindi ha dei cataloghi, degli inventari, degli strumenti che descrivono quel patrimonio. Poi quel patrimonio non se lo tiene in tasca, ancora non è un patrimonio intangibile, è tangibile il patrimonio culturale, quindi ha bisogno di luoghi, di sedi, di un sito in cui quel patrimonio sta. Ovviamente ha una denominazione e ovviamente può dipendere da un'altra organizzazione. Basta. L'istituto culturale, in estrema sintesi, è solo questo. Un luogo, un ente, un patrimonio, dei cataloghi e dei servizi che offre, né più né meno. Tutto il resto può essere descritto utilizzando altre antologie. Tutte le volte che vedete delle palline di altri colori, qui nell'esemplificazione sono pochissime, in realtà nei dati sono infinite le ontologie riutilizzate, però le palline di altri colori sono appunto altre ontologie. Esiste ad esempio un'ontologia fantastica, è bellissima questa ontologia, che si chiama Time, che descrive tutti i cambiamenti nel tempo, quindi mi dice, non so, che io posso cambiare nome nel tempo, che io posso esistere per un arco di tempo che coincide con l'arco di tempo in cui esiste un'altra persona, è veramente molto affascinante. E l'abbiamo riutilizzata tutte le volte che ci serviva a definire un tempo preciso di azione di questo istituto culturale. Oppure c'è GeoNames, c'è questa, tutte le volte che vedete una palla All Thing significa che io posso attaccare a questa classe con questa proprietà una qualunque classe di una qualunque altra ontologia, cioè è come dire qui ci puoi usare quello che vuoi, quello che hai a disposizione per descrivere quel catalogo. Okay. Quindi diciamo ogni braccio di questa ontologia racchiude in realtà in sé il riutilizzo di altre. Qui c'è una lista un po' delle ontologie che abbiamo riusato. Ne avete mai viste? Ne conoscete qualcuna di queste? Alcune le state usando senza rendervene conto, appunto quella di Facebook senza dubbio la state usando. Avete presente quando fate una ricerca in Google? Negli ultimi mesi, sulla parte destra della schermata che vi restituisce Google, se state cercando il nome di una personalità, di un personaggio molto famoso, vi viene fuori quasi una scheda biografica del personaggio. Questa scheda biografica che vi propone Google, raccogliendo informazioni spesso da Wikipedia ma anche da altre fonti, è fatta tutta tramite Linked Open Data, perché solo che Google usa i Linked Data, cioè usa queste tecnologie in senso proprietario, non per pubblicare dati che voi poi possiate riusare, ma per far lavorare meglio il suo algoritmo di ricerca sulla base di dati che ha raccolto da altre fonti. Quindi tutti questi strumenti li potete vedere come una modalità di pubblicare in formato aperto contenuti, ma anche come una modalità per gestire in forma più avanzata le informazioni che si possiedono. Ad esempio, il Centre Pompidou di Parigi ha messo in piedi una banca dati sua interna, completamente in Linked Open Data, di cui non pubblica niente all'esterno, ma usata semplicemente perché i funzionari, i professionisti che lavorano all'interno del centro culturale possano attingere alle informazioni più svariate senza dover conoscere le X banche dati che nel tempo il centro aveva prodotto con formati diversi, pagine diverse, ricerche diverse. Quindi sono tecnologie che noi usiamo in formato aperto, ma che potrebbero essere utilizzate anche, che sono sicuramente utilizzate anche all'interno di un'azienda per gestire la conoscenza, il patrimonio informativo di un'azienda. Ad esempio WCard Ontology è quella che si basa su tutto lo scambio con il QR code dell'indirizzo del numero di telefono che facciamo con WhatsApp quando ci mandiamo i contatti degli amici. GeoNames, appunto, per tutti i luoghi, è utilizzata anche da Google Maps e anche da quell'altra piattaforma OpenStreetMap e via discorrendo. Oppure
questo VGS 84 è l'ontologia utilizzata dai portali cartografici nazionali e internazionali, è uno standard diffusissimo. Schema è un'ontologia realizzata dalla Library of Congress che descrive tutto, cioè che ha come obiettivo il fatto di descrivere, sebbene in maniera sintetica, tutto lo scibile umano. È un progetto particolarmente utopico, ma molto interessante. Ok, andiamo avanti qua, ve ne voglio far vedere una. Allora, guardate un po' quello che cercavo di mostrarvi, o forse ve lo faccio vedere direttamente, no, ve lo faccio vedere qua. Ve lo faccio vedere dopo. Una volta che questi dati... Poi facciamo la pausa, siete stati fortunati. Una volta che questi dati sono stati pubblicati, sono stati estratti, no? Abbiamo dei linked open data, quindi abbiamo questa vagonata di triple in cui abbiamo racchiuso le nostre informazioni su un certo oggetto in maniera estremamente semplificata. Tanto per darvi un ordine di grandezza, il primo progetto che abbiamo fatto è stato su 5 soggetti produttori d'archivio, cioè 5 persone che nella storia hanno prodotto carte conservate da un archivio storico comunale, di cui avevamo una descrizione molto dettagliata. Bene, per 5 persone abbiamo prodotto 7.000 triple. Questo è un ordine di grandezza. Le schede descrittive di queste persone erano una pagina e mezza l'una. Eppure, per descrivere le medesime informazioni che stavano in una pagina e mezzo che un essere umano poteva leggere e comprendere, abbiamo prodotto 7.000 triple per 5 soggetti. Quindi, quando io dico che è un linguaggio estremamente ridondante, che l'uomo può leggere ma che è pensato per le macchine, dico esattamente questo. Nessuno di noi userebbe i linked open data in modo diretto per ottenere informazione, perché la ripetizione, la verbosità di questo linguaggio li rende assolutamente inadeguati all'essere umano, non alla macchina. Quando noi abbiamo tutte queste nostre migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di triple, cosa ne facciamo? Dove le mettiamo? Allora, le triple vanno conservate, almeno noi abbiamo deciso di conservare queste triple, di pubblicarle, in un endpoint SparkQL, cioè in un contenitore, in un luogo accessibile anche dall'esterno, senza password, senza utenti, liberamente accessibile, che ovviamente offre un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questo va da sé, da cui è possibile estrarre on demand le informazioni richieste, su cui siamo interessati, attraverso una query. Alcuni di voi dovrebbero conoscere, da entrambi i lati della sala, dovrebbero serenamente conoscere il linguaggio di query SQL, che è abbastanza datato, abbastanza noto. Il linguaggio che si usa per fare le query all'interno di un endpoint SparkQL, quindi per fare le query sui load, mutua moltissimo il linguaggio SQL, almeno lo mutua nelle sue cose classiche, il select, il distinct, l'union, l'order by, cioè questi sono comandi molto tradizionali, ma poi segue la logica dei linked open data e delle triple. Quindi anziché andarti a fare una select basata su una tabella di dati, ti fa una select basata su una serie di relazioni tra quei dati con cui tu poi vai a produrti la tabella che ti interessa. E dopo la pausa ve li faccio vedere. Adesso ci fermiamo perché ce n'è bisogno. Okay. Dicevamo 10 minuti, quindi ci rivediamo alle 11, 11:05. Non ridere.